Ciao a tutti e benvenuti al decimo appuntamento con la SEOttimana, la rubrica dove parlo dei contenuti SEO più interessanti degli ultimi 7 giorni. Questa SEOttimana parla di: le SERP sono sempre meno organiche oppure no? Content Quality Analysis e Term Frequency Analysis. Bene, iniziamo! Il primo articolo di cui vi voglio parlare è stato scritto da Pete Meyers per il blog di Moz e si chiama The Incredible Shrinking SERP. In questo articolo molto interessante il dottor Pete ci parla delle sue osservazioni riguardanti il numero di contenuti organici presenti nelle SERP di Google.com. Dopo il rilascio dell'algoritmo chiamato In the News, Meyers ha notato che quelle SERP dove i verticali prendono molto del SERP Real Estate, ovvero dello spazio sulla pagina, e che conseguentemente riducono in numero e in rilevanza i mitici blue links, ovvero i risultati organici, siano cresciuti in modo sempre maggiore e soprattutto si comportino in modo, diciamo, prevedibile. Ci fa l'esempio della SERP Autumn Speaks, dove su 16 risultati non a pagamento solo 4 sono i classici organici. Gli altri sono tutti contenuti provenienti dai verticali, come ad esempio le news, che non riguardano più solo Google News, gli articoli in depth e i risultati per immagine. Studiando diverse migliaia di SERP, il dottor Pete ha visto come con l'apparire dei vertical Google scala linearmente una posizione organica. Ad esempio, in una SERP dove sono presenti sia le news sia le immagini, da 10 andremo ad 8 link. Questo comportamento è ancora più presente e rilevante nelle SERP mobile, dove ad esempio anche i site link, anch'essi in grado di far scalare una posizione organica, ma diciamo che nelle SERP brand l'impatto è un pochino diverso. Questi risultati organici diventano veramente meno rilevanti a livello utente. Insomma, per chi ne dubitasse ancora, il tempo dei 10 blue link è finito. Google infatti conferma sempre di più la tendenza a impastare i risultati organici, che spesso vengono mischiati con queste fonti verticali in un modo piuttosto nebuloso, diciamo. Anche a livello di user experience, la distinzione tra risultati organici, i verticali e purtroppo anche le ads risulta sempre meno evidente. La SEO è morta. No, scherzavo. La SEO non è morta. È agonizzante quel tipo di SEO che, in modo piuttosto miope, focalizza la sua strategia in una raccolta di segnali. Sono d'accordo con il dottor Pete nel vedere diverse opportunità da questi meccanismi. La possibilità, ad esempio, di aumentare il traffico utilizzando le news, cercare di diventare brand in grado di apparire nei contenuti approfonditi, migliorare le nostre strategie su media come immagini e video. L'articolo fa parecchi esempi concreti e vi consiglio di leggerlo per avere un'idea anche grafica attraverso alcuni screenshot di cosa stiamo parlando. Si parla naturalmente anche del Knowledge Graph. È vero che in Italia tutte queste cose, se sono presenti, lo sono in minima parte rispetto a google.com, ma abbiamo ragione di credere che arriveranno. Forse anzi siamo favoriti dal fatto di non essere noi i pionieri di questa evoluzione di Google. Possiamo imparare dai nostri cugini americani e formulare strategie attingendo dalle loro esperienze, loro che peraltro non sono troppo gelosi delle proprie conoscenze e le condividono, come ad esempio in questo post del dottor Pete. Mi sono piaciute molto due riflessioni che ho letto nei commenti. La prima è del dottor Pete, che rispondendo alla domanda di un utente fa notare come il mobile stia guidando il design di Google e mi trova molto d'accordo. Spesso sono le strategie mobile che vengono applicate al desktop e non viceversa. È una cosa da tenere a mente in tutti i nostri sforzi legati alla user experience e al design. Non si parla di un occhio di riguardo, ma proprio di concentrarsi su quella che è l'esperienza mobile. Anche quello che accadrà il 21 ci dovrebbe far riflettere, no? Altra riflessione molto interessante viene da un utente che dice che le SERP di Google sono sempre più fratturate. I confini dei risultati organici sono graficamente meno delineati, questo è vero, ma i tipi di contenuto sono sempre più diversificati rispetto al tipo di media. Che le SERP siano fratturate è una frase molto interessante per spiegare a un profano, ovvero un non addetto ai lavori, perché si debba concentrare su più media nella propria comunicazione, nel proprio sforzo SEO, su più livelli e su più canali. Post molto interessante. Il secondo contenuto di cui vi voglio parlare è un guest post di Eric Henge su Moz intitolato Using Term Frequency Analysis to Measure Your Content Quality.
In questo post Eric ci parla di come misurare la qualità del nostro contenuto per arrivare a capire quanto sia davvero valido. Per chi vi chiedete voi? Naturalmente per gli utenti. I vostri utenti, quando arrivano sul vostro sito attraverso una query particolare, trovano davvero tutto quello che stavano cercando? Non parliamo solo di informazioni, ma dell'esperienza globale. Se l'intenzione in quella data query è quella di comprare, gli date un carrello? C'è un pulsante per arrivare a comprare velocemente quello che gli interessa? Hanno tutti gli elementi per valutare questo prodotto? Dovranno andare su un altro sito per reperire maggiori informazioni o riusciranno a farlo anche qui? Questi sono solo alcuni esempi della miriade di domande che dovreste porvi rispetto all'esperienza del vostro sito per i vostri utenti. Per capire se l'esperienza del vostro sito è quella giusta, ci sono tanti metodi di indagine, a partire dai classici test, sondaggi, lo studio dei lati della web analytics, lo studio dei dati provenienti dal motore di ricerca interno al sito. Sono solo alcuni dei metodi capaci di evidenziare problematiche e possibili miglioramenti. Eric in questo articolo si concentra sulla Term Frequency Analysis. E calmatevi subito, non stiamo parlando di keyword density, non nei termini in cui la immaginate. La cosiddetta TEM frequency, inverse document frequency, per farla molto breve, misura l'importanza di una keyword phrase studiando la sua frequenza in un set di documenti, ovvero quanto è prominente in un set di documenti una certa keyword. Non ci serve per studiare quante volte dovremmo ripetere in un documento una data keyword per ottenere chissà quale boost nelle SERP. Serve esclusivamente per capire quali topic vengono trattati in un set di documenti. Ad esempio, tutte le risorse web che si posizionano meglio di noi per una data query. È uno dei tanti modi per raccogliere informazioni, in questo caso è piuttosto meccanico e quindi rapido, in grado di darci a colpo d'occhio, se strutturato per esempio in un foglio di calcolo, qualche spunto di riflessione rispetto al nostro contenuto. Questo foglio di calcolo Eric è così gentile da fornircelo, così come una sua guida all'utilizzo e soprattutto una case history nella quale ci propone alcune delle sue riflessioni, che è molto preziosa secondo me. Per questi dettagli operativi vi rimando assolutamente al suo articolo da leggere. E mi piacerebbe invece soffermarmi un attimo sulle conclusioni che ne vengono tratte. Questo perché discutendo in privato e sui social con alcuni colleghi di questo articolo ho visto delle reazioni scandalizzate alla sola citazione della keyword density. Eric non vende mai come un trucco magico di posizionamento questo TF. Questo metodo di analisi non viene venduto come una bacchetta magica in grado di posizionarci o un metodo per il quale possiamo evitare di analizzare in qualsiasi altro modo una SERP. È lui il primo a dire che non è sostituibile l'occhio e l'esperienza umana, l'analisi a mano delle SERP. Questo è un metodo che serve solo e esclusivamente a darci delle indicazioni. È un altro strumento nella nostra cassetta degli attrezzi SEO e nient'altro. Un modo per avere una piccola finestra del punto di vista della macchina Google, se vogliamo. Un metodo quindi che offre idee e non soluzioni basate sulla keyword density. Io vi consiglio di leggerlo attentamente. Per chi se lo stesse chiedendo, la content quality è molto importante per Google. Ce l'ha dimostrato rilasciando algoritmi come Panda e questo che verrà il 21 aprile dedicato al mobile. User experience è molto importante, ma non perché sono dei santi o dei benefattori, perché gli fa fare un sacco di soldi. Un utente che trova quello che cerca su Google tornerà a cercare tramite Google e gli farà fare un sacco di soldi. Quindi una postilla che a livello SEO il miglioramento della user experience porti miglioramenti nel posizionamento diretti dovuti a un calcolo di un qualche strana metrica da parte di Google che riesce a misurare la user experience e noi non lo sappiamo ancora, o che semplicemente una risorsa con una grande user experience attira link, menzioni e tutte quelle azioni spontanee che creano segnali in grado di migliorare la nostra SEO, non ce ne deve fregare. Quel che conta è il risultato. Non perdiamo troppo tempo a scervellarci sul perché di certe cose. Ragioniamo semplici e lineari. Una migliore user experience aumenta la possibilità di un successo a livello di SEO. Quindi in bocca alla keyword density. Bene, questo era l'ultimo approfondimento della settimana. Come di consueto però voglio segnalarvi alcuni articoli molto interessanti che non ho avuto purtroppo il tempo di approfondire, appunto. Il primo è stato scritto per SEO Book da Aaron Wall e si intitola Consensus Bias, una riflessione molto interessante, ricca di link molto interessanti, sul perché l'autore ritiene assurda l'idea del knowledge based trust.
quel paper di ricerca uscito qualche settimana fa dove si parlava di una metodologia in grado di valutare un contenuto web attraverso la sua affidabilità e ai fatti. È molto interessante, leggetelo. Il secondo è un articolo di Brian Jensen per bigmarketing.com intitolato The Rise of Social Search. Esplora il ruolo del social content nella ricerca organica e fornisce tante indicazioni pratiche che, seppur molto stringate, sono molto utili e saranno molto interessanti per tutti quelli che ancora non hanno approfondito questo interessante argomento. Bene, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, spero di poter pubblicare in modo più puntuale la settimana, le prossime volte, e nel frattempo vi do appuntamento a un nuovo appuntamento infrasettimanale con un videoblog, dove voglio proporvi alcune riflessioni che ho fatto durante la settimana rispetto al mondo della SEO. È un'idea che mi è venuta in mente qualche giorno fa e che spero possa piacervi. Intanto cerco di stuzzicarvi. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!